Allora, siamo qui con Daniele Luttazzi. Partono le trasmissioni di Telecitofono, esperienza di televisione di strada. È un momento interessante per iniziare questo tipo di esperienza, particolarmente utile, visto che appunto il tipo di libertà che gira oggi sulle reti televisive. E appunto, chi meglio di Daniele Luttazzi può parlare di un'esperienza di questo tipo? Ma dunque, direi che può essere il modo giusto per battezzare una nuova esperienza, che secondo me deve essere come l'inizio di una sorta di organismo, no? Per cui voi siete una delle tante cellule di questo organismo che dovrà costituire una sorta di libertà di espressione in questo paese disastrato, che si lascia ammaliare dai mega multimiliardari e poi dopo si lamenta quando questi mega multimiliardari fanno solamente i propri interessi. Quindi è molto interessante, io direi usciamo nelle strade, suoniamo i campanelli e scappiamo. Direi che è sempre stato uno dei divertimenti migliori e probabilmente verrà riproposto anche per uno di quelli a basso prezzo e dal sicuro rendimento. Tu sei stato tra i primi, mi ricordo, da un po' di tempo nei tuoi spettacoli, che parlavi di un concetto veramente molto interessante: golpe al rallentatore. Sì, no, sono stato l'unico a parlare, cioè che è un mio concetto, rivendico l'appartenenza. In Italia stiamo assistendo da qualche tempo a una sorta di golpe al rallentatore, e cioè fanno una legge, diciamo, prepotente ogni 2 mesi, la gente perde il quadro di insieme, e il quadro di insieme è quello che tratteggiò 30 anni fa Licio Gelli nel suo piano di rinascita democratica, fondamentalmente, no? E quindi un progetto che prevedeva il controllo della magistratura, non a caso, il controllo dell'informazione e una repubblica di tipo presidenziale, di tipo sudamericano. Fondamentalmente, noi sappiamo che Licio Gelli amava molto Peron, e fondamentalmente anche il sistema bipolare era un sistema che Gelli auspicava all'epoca, perché il sistema bipolare favorisce l'avvento di un novello Peron se c'è qualcuno coi soldi di Berlusconi. E infatti io recentemente in un articolo su Micromega, in maniera provocatoria ma non tanto, propongo il ritorno alla proporzionale, perché secondo me si lamenta dei guai del proporzionale, ma sono superabili rispetto ai guai del maggioritario che abbiamo in Italia. Ma comunque è un discorso lungo. Soprattutto questo tipo di Sì. maggioritario Sì. usato in questa maniera. Un'altra cosa molto semplice: torniamo ai tempi d'oro, i tempi d'oro della tua epurazione Sì. e soprattutto al dopo. Sì. Gli organi di stampa in generale, Sì. TV, come ti hanno trattato? Ho visto un sorrisino ironico, ma molto semplicemente per 2 anni nessuno si è accorto di questa cosa, o meglio, hanno come dato per scontato che questa cosa fosse accaduta. Ok, via Biagi Santoro e Luttazzi, anzi, all'inizio era via Biagi e Santoro, poi via Biagi Santoro e Fabio Fazio, dico perché? Non c'entrava nulla. Fabio Fazio però aveva interesse a rientrare, quindi voleva far vedere che anche lui era epurato. No, se ne andò da solo, ma comunque ok, un altro discorso. Poi a questo punto diventa via Biagi Santoro e Guzzanti. È come se ci fosse una specie di convenzio ad excludendum. È una cosa strana. Io non dimentico che all'indomani della famosa intervista che ho fatto a Marco Travaglio, D'Alema intervenne dicendo Satirico è un boomerang per la sinistra. E lì mi si squarciò come il velame. E lì ho capito tante cose. No, un'altra cosa estremamente interessante, perché questo poi è avvenuto anche sui giornali. Allora, io sono stato costretto a comprare un noto mensile che, al di là di tante belle ragazze da pochi vestiti, comunque raccoglieva anche le tue lettere. Adesso sono passato un altro mensile, che è un mensile ottimo per parlare di musica, chi sa veramente molto poco di musica. Eccezionale. Però va bene, cioè, al di là di questo, casi di censura anche in questo caso? No, no, signor, che me ne vado quando vedo che cambia la formula, e cioè il mensile iniziale che era GQ ha cambiato direttore a un certo punto. Il primo direttore era Andrea Monti, per me era una garanzia, perché lui venne prima di fare il numero zero, proprio dice: Daniele, guarda, ho intenzione di fare questa cosa qui in Italia, e ci stai tu, per me è una cosa che poi diventerà simpatica. Ho detto, benissimo, e quindi sono il primo ad aderire al progetto. Andrea Monti era quello che quando era direttore di Panorama venne censurato da Berlusconi, che quando diventò padrone della Mondadori, eccetera, quindi lui se ne andò. Quindi per me era una garanzia. A un certo punto Andrea Monti se ne va, subentra come direttore nuovo di GQ il direttore di Max, e come prima cosa la sua iniziativa è portare dentro GQ nuovo altri fotografi e soprattutto i comici di Italia 1, fondamentalmente, no? Eccetera. E soprattutto puntare molto sulla comicità televisiva. Ho detto, ok, non è più la rivista che c'era prima. GQ prima pubblicava, oltre a foto di bellissime ragazze e i miei racconti, anche ogni tanto articoli d'inchiesta, perché Andrea Monti è un bravo giornalista. E quindi c'erano cose molto interessanti, con l'escamotage della rivista patinata, in realtà poi veicolava informazioni sui servizi segreti, sulla massoneria, sulla mafia, molto interessante. Diventava un giornale frivolo. Ho detto, ok, vi saluto, me ne vado. Come esco, 10 della redazione se ne vanno, Valentino Rossi
che va la rubrica sulla pagina finale, dice: è andato via Luttazzi, me ne vado via anche io, tutti via, e GQ ha perso parecchie migliaia di copie da allora. Alcuni transfughi di GQ poi hanno assunto la direzione di Rolling Stone, l'edizione italiana della famosa rivista americana, e la prima cosa che hanno fatto è: Daniele, guarda, ci stai? Perfetto. E quindi, quando ci sono delle garanzie, io accetto e ci sto. Come vedo che cambia la cosa e non mi piace più, prendo, me ne vado, faccio cose che mi piacciono. Parliamo di una cosa come la satira, questa sì. parola che tutti usano sì. anche abbastanza a sproposito sì. e l'abbiamo visto sì. in questi giorni. Sì. Al di là che ritengo umiliante per tutti la polemica Bonoli Striscia, sì. ma perché si parla di satira in questi casi? No, infatti non si deve parlare di satira, perché in questi casi sono battaglie per l'ascolto, e lì ha ragione Ricci, secondo me, nel senso che ha scoperto una piccola magagna di Bonolis, nel senso che un gioco a quiz pensato come tale in realtà era taroccato ai fini di audience. È una cosa che creò uno scandalo enorme in America negli anni 50, ne fecero anche un film, esatto, quiz show, eccetera. In Italia forse è la prima volta che capita una cosa del genere, però in effetti Bonolis ha esposto il suo fianco, nel senso che quando era Striscia giustamente lui denunciava i tarocchi, e adesso ne fa uno in piena regola. Poi mi ha fatto molto ridere quando Bonolis voleva giustificare le sue scelte dicendo: perché allora non ha attaccato questa medium quando andava ospite da Costanzo? Non è il motivo, cioè Costanzo ha sbagliato, ma tu non è che puoi accreditare una signora che parla coi morti come se fosse una persona sensata. È evidente che lo fa per un motivo preciso, e tu lì stai accreditando questa signora. Lo ripeto per chi non lo sapesse: non è possibile parlare coi morti. Sono cose brutte da dire, dure, ma qualcuno prima o poi dovrà anche prenderne atto. Una cosa, tu che televisione guardi oggi? Proprio così, sì. secca, cioè accendi la televisione, che cavolo guardi? La mia televisione è sintonizzata su Fashion TV e guardo esclusivamente sfilate di moda, perché sono ragazze bellissime, c'è musica moderna, abiti di buonissimo taglio, quindi ti capisci qual è la tendenza della moda. La moda è un momento in cui così l'arte si sposa al commercio in una maniera che ancora nobilita le due cose messe insieme, no? Questa è l'unica cosa che guardo fondamentalmente. Insomma, dai, è già qualcosa, anche perché effettivamente non inquina, ecco, mettiamola da questo punto di vista. Un tipo non inquina, anzi, è una cosa, uno spettacolo, spettacoli molto contemplativi, devo dire. E siccome io sono continuamente al mio tavolo a scrivere, a frullare, eccetera, eccetera, poi ho bisogno di qualcosa che mi sposti sul piano estetico totale. E il resto della televisione generalista, devo dire, è inguardabile. Per cui è ovvio, si guardano dei film, se ci sono dei film belli, ma neanche poi tanto. Non è che io accendo e dico: vediamo che film belli. No. Anche perché l'ultimo spettacolo, mi ricordo qua a Scandiano, è cominciato dicendo: da quando non vado in televisione è un sacco di tempo, quindi scrivo e leggo. Esatto, scrivo, leggo, frequento amici, vado in giro a vedere cinema, viaggio in tutto il mondo. È un invito che faccio: se potete, prendete, fate l'autostop e cominciate a viaggiare, perché veramente è divertente. Berlusconi ti ha salvato la vita, quindi. In un certo senso devo ringraziarlo, anche per un altro motivo. Io ogni anno vado a New York. È una cosa vera però questa. Ogni anno vado a New York e ci sto là 2 mesi, eccetera, e il periodo più giusto è più o meno o maggio oppure settembre. L'anno del settembre 2001, dove capitò il famoso attentato, io sono dovuto essere lì a New York, ma ho dovuto rinunciare all'ultimo momento per via dei processi che Berlusconi mi ha intentato. Questa è pesante, questa è veramente una cosa pesante, grazie alla rivelazione, molto interessante. Fatemi querelare da Berlusconi, una cosa che veramente salva la vita. Negli ultimi spettacoli, sembra a me, però insomma, li ho visti tanti, c'è un filo di speranza. Sì, c'è un filo di speranza. Io finisco sempre anche questo spettacolo che si chiama Sesso con Luttazzi, ogni 5 anni porto in giro questo, no? Che parla di sesso, eccetera. È evidente che si sta sfarinando questa maggioranza apparentemente compatta, non poteva durare, la menzogna non dura, diciamo. Una volta è durata 20 anni, stavolta molto di meno, perché per fortuna c'è internet, poi la gente va a fare la spesa, si accorge, insomma non è possibile nascondere l'evidenza. Il TG1 ci prova, ma non è così facile. E quindi io vedo che gente che aveva votato Berlusconi, per esempio, che mi insultava apertamente quando mi incontrava per strada, adesso quando mi incontra vedo che abbassa lo sguardo, oppure apertamente dicono: io l'ho votato ma non lo rivoterò mai più, eccetera. E quindi insomma c'è speranza, vediamo. Vedo le bandiere cubane, possiamo chiudere con un sano pareggeremos, perché venceremos mi sembra un po' eccessivo. No, io direi hasta la victoria. Grazie.